e campi di luce ed eventualmente sonde. Che cosa sono le sonde e che cosa i campi di luce? Sono diverse entità di energia, diverse particolari costituite interiormente nella parte esterna in modo diverso. Scusa, questa che stanza è? La stanza dove dormo io. Abbastanza popolata. Ah, perché tu vivi qui? Vivo qua, sì. Ecco, no, perché c'è una valanga di polvere qua. Non è solo polvere. Adesso è passato un cerchio della consistenza, bisogna analizzare la consistenza nel filmato di come sono. Ecco, quello che sta puntando lei adesso. Non è polvere in quel caso. E che cos'è? Una pallina di luce? Come questa qua? È un campo di luce. La differenza è abbastanza sostanziale, sono molto semplici. Scusa, perché ce ne sono alcuni che passano veloci e alcuni che passano lenti. Sì, certe sono soggette a fenomeni fisici, come può essere il cambio d'aria, la temperatura. In quel caso possiamo chiamarli orbs. Invece di come si possono distinguere rispetto ai campi di luce? Ecco, invece i campi di luce che cosa sono? I campi di luce sono campi energetici, parliamo anche di possibili cunicoli spazio-temporali, molto diversi, e manifestazioni anche psichiche e energie psichiche. Cioè? La differenza è questa. Cioè, certo. Come se ci fossero delle presenze, non organiche ma spirituali, non so. Qui è come se mi dicessi che questa casa è infestata, alcune stanze di più, alcune meno. Giusto. Giusto. Cioè vuol dire che questa casa è infestata? Di questa entità assolutamente sì. Che sono entità positive o negative? Dipende. È sufficiente spegnere la luce e vedrete che cosa accade. Ah sì? Assolutamente sì. Se qualcuno perché adesso c'è la luce accesa. Dia una luce per creare una forma. Possiamo andare a qualcuno che spenga la luce? Certo, controreazione. È un esperimento di rifrazione delle luci. Noi cerchiamo di essere il più scettici possibile in quanto... Ecco, come fai? E mi stai parlando di fonti di luce, di ors, però siete scettici. Assolutamente sì. Cioè perché la partenza, il posto biglietto a vista è... Io sono scettico. Certo. Va provato quello che si dice, è inutile. Quando parliamo di entità, sì, cioè volgarmente di che cosa stiamo parlando? Esseri viventi, pur se non visibili allo spettro umano. C'è proprio distinzione di disegno interno tra orbs e infatti campi di luce. Nell'orbs ci sono figure geometriche solitamente, nei campi di luce addirittura. Grazie alla percezione umana si possono distinguere anche volti umani, quei volti umani a chi appartengono. Li costruiamo proprio storicamente, sono proprio esistenti. Sei riuscito ad ascoltarli? Cosa si intende per ascoltare? Non so. Formulare dei suoni, sì. E interagire con loro, anche con la musica. Cioè loro possono ascoltare noi allora? Se sono entità. Questo non si può rispondere, se possono oppure non possono ascoltare. So che interagiscono. Cioè? Sul concetto che ogni corpo fisico produce frequenza. La frequenza, la musica è un insieme di frequenze. Se è armonica, produce frequenze armoniche, quindi qualcosa di positivo. Se mettiamo della musica, che succede su questi monitor? Guarda, vediamo cosa succede. Mettila! Spegniamo le luci e vediamo cosa succede nei monitor. Proviamo. Vai. Vieni vicino a me, Massimo. Nicola, dove sei? Sono qua. È qui. Ah, Nicola, vieni. Ecco. Eccola, guardate. Guarda cosa sta iniziando. In questa stanza. Si popola. Guarda quanta roba. Ecco, sono queste. Sono diverse. Arriveranno. Anche le altre stanze interagiscono. Che musica è? Musica composta da me. Ah, dai. Sì. Non sono l'autore, il compositore. Sei musicista, avevo capito, sì. Da tutte le chitarre che ci sono. Composta, guardate anche nella stanza cosa sta accadendo. E non c'è interazione, noterete in altre stanze. Ma perché l'eco, ad esempio, sta aumentando? Ma guarda quanta roba qua. Sta arrivando. Guardate. E non sono polviscoli. Sono aumentati, vero? Cosa sono aumentati tantissimo. È una musica composta apposta per questo. Abbiamo aperto una porta, diciamo così. Guarda che roba! È incredibile!
No, è incredibile. Cioè sono, ma tantissimi proprio. E quelle sono entità. Sono entità, pulviscoli anche, orbs e campi di luce. Ci sono varie entità, sì. È come se danzassero. Sì, anche là, in quel punto lì sono passate forme diverse. Sì, non è semplice. Ci vedete, comunque è pieno, eh? Interessante. Molto interessante. Ce l'hai davvero intorno?